Ciao a tutti, oggi siamo dal mio parrucchiere Massimo Ribelli, sto per iniziare a farmi i capelli, che in questo momento sono osceni, ma Massimo me li renderà bellissimi, dopo ve lo presento. E intanto inizio i capelli con Antonio e niente, ci vediamo mano a mano, quando sarò un mostro non vi faccio vedere però. Ciao. Ma noi secondo me siamo da 28 anni. 28 anni! La prima volta che mi ha fatto i capelli Massimo era per un lavoro praticamente, un video, e poi il tour di Baglioni, quello che stavamo tutti i capelli blu. E poi non ci siamo più lasciati. E da lì ho fatto i capelli sempre da lui. Litigo con tutto il mondo meno che con lei. Però quando stiamo qua litighiamo spesso, perché lui mi vuole fare i capelli in un modo e io rompo. E perché non c'ho mai pace. Però non ci ho mai avuto i capelli rovinati. Sì, nel senso che certo, bruciati avendoli trattati tanto, però so comunque sempre capelli. Ogni mese cambiamo colore. Ogni quante volte vieni da Massimo? Tutte le settimane. Tutte le settimane qua. Massimo 15 giorni. È un impegno, Massimo. Sì, mamma mia. Ma poi lo chiamo a tutte le ore. Non so che male ho fatto nell'altra vita, però. Miguel. Che cazzo? Saluto Miguel, che fai? Hai visto Miguel come strappato? Hai visto? Ha fatto tipo un movimento dell'altro. Bella io questa. Bella, bellissima. Sono fa la vaga, però in realtà sono un mostro. Quando sarò un mostro non vi faccio vedere, però. Vabbè. Con la mascherina e tutti i capelli così. Piaccio? Sì, carina, Dicevo che lui mi ha fatto i capelli di tutti i colori, dal blu, vabbè, biondo, platino, ok, i rossi tutti, rosso chiaro, rosso. Il famoso rosa. E il rosa, quello famoso, lui sempre. Rosa fucsia, rosa chiaro, tutti i capelli che vedete mi fa tutti Massimo. Quindi adesso stiamo facendo... Adesso la base. Base. E poi facciamo un glossio per illuminare il biondo. Perfetto. Illumineremo. E poi un ristrutturante, perché stiamo cercando di farli crescere in realtà, perché io vorrei, vengo qua li vorrei sempre tagliare, invece Massimo ha deciso che devono crescere scalati, quindi brava. Non c'ho proprio, ho deciso perché non c'ho proprio così. Speranza, capito? Ci provo, ma non... No, questa volta arriverò ai capelli cresci. Almeno fino a qua, ma hai messo le extension, un periodo, eppure lì è stato... una litigata, perché io volevo l'extension fare così e lui invece voleva scalare. Ci sono andato di mezzo io poi, perché tutti mi hanno criticato perché erano troppo pari. Ma ero io in realtà. Tra l'altro avevamo fatto un colore che era giallo che però era fighissimo da vedere, solo che in video veniva proprio giallo. E quindi sono stato massacrato. Ma in realtà invece erano fighe, a me piaceva. In realtà l'avevi chiesto tu il giallo, quindi. Ma già l'avevamo scelto insieme perché ci piaceva, era moda, era nuovo, solo che magari in video era strano. Vabbè, ciao, vado, sono un mostro. A dopo. Come va, vero? Quanto mancherà secondo te? Vabbè, adesso li devo tenere almeno 40 minuti, poi dopo mi sciacqua, mi sistema. Che colore è questo che stai usando? Questo te lo dice Massimo. Perché... questo che sto usando adesso è un gloss, è un illuminante per il biondo. Non rovina i capelli, non ha decolorazione. E accende. E lo può fare tutti i mesi. No, lo faccio di più, no, spesso. No, ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni. Come va? Bene, ma mi è caldo. Grazie. E mi è passato 40 minuti. Già. Ora si sta qua. Thank you.
Eccoci qua. Adesso asciughiamo, facciamo una piega un po' morbida. La piega morbida? Leggermente morbida. No, sai, nel senso, vedremo che esce fuori. A lui. Facciamo anche un taglio, maestro? Sì, un taglio corto. Ma proprio no. Niente spuntamenti, ma lui, neanche eh? Niente. A posto, va, ti salvi da un po'. Quando arrivano qui, io gli spunto. Ok. Ah, ma ci stanno, ma pure a me stavolta di allungarmi un po', mi piacciono pure quando mi rivedo dalla puntata, mi piacciono un sacco in questo momento. Mi piace pure il colore così, che sì, qua la base e poi il biondo. Questo è bene col caschetto. Non di caschetto, perché lui ti ammazza, non è caschetto, sono scalatissimi. Hai capito che mi ha detto? Però stai bene col caschetto, il caschetto. Ma quali caschetto, vale, sono scalati? Scusate, allora, si può dire caschetto scalato? C'è avuto il caschetto quello? No, il caschetto è quelli così, Raffaella Carrà, okay, il caschetto. Okay. Allora, capello corto. Scalato anni 80, 90. Scalato, punto. Ci siamo quasi, maestro. Quasi finito. Sì. Quasi finito, vero? Sì. Anzi, ci abbiamo manco messo tanto. Io infatti, penso la seduta dal parrucchiere più veloce. A forza andare così veloce. Quindi se vogliamo fare un gruppo di aggettivi per definire l'attività di Massimo, vero che diresti? 5 aggettivi. 5 sono botto. Creativo, artistico, artista e veloce. E paziente, dai, ci posso pure. Allora, questa è una bugia comunque. No, non è vero, dai, paziente, c'è un sacco di richieste, quindi voglio paziente come. Tu invece Massimo e Veronica. Non rompi coglioni. Professionista. Una vera professionista. Seria. Lo puoi dire? Lo puoi dire rompi coglioni? Rompi coglioni, io metto 4, rompi coglioni, dai. Super! Sì. Dovete sapere che a me e Veronica non ci piacciono i capelli, non ci piacciono i capelli da parrucchiere. Perfetti. No. Che quindi più spettinati sono e meglio ci è. Piacciono, guarda che belli. Belli, Bella, la mascherina un po'. Oh, grazie. Un secondo è stato. Che bello. Facciamoli vedere anche dietro che sono belli. Vedono? Ah, questi dovrebbero stare lunghi fino a qui. Ce la farei fino a dove? Fino a qui, ce la farò, ce la farò. Ce la farò, ce la farò, ce la faccio sempre. Bellissimi, grazie Massimo.
sì. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Massimiliano. Ciao. Ciao. Grazie. 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 Ciao a tutti. Ciao. 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 Ok ragazzi, allora oggi vi ho portato dal mio parrucchiere da Massimo, spero che vi sia piaciuto il video, ovviamente è un po' lunga la cosa perché i capelli, tutto, però sono contenta di aver conosciuto Massimo perché è un mio amico caro, infatti tra gli aggettivi c'era da dire che è un amico vero, sincero e leale. E niente, quindi fate campanella, iscrivetevi, seguiteci, continuate a seguirci e basta, ciao! Siamo tornati, The Coolers, siamo tornati, The Coolers. Senti questa messa, eh? Oddio Andre. The Coolers, Pepulers.